così poi vi liberiamo perché siete sempre presi. Io il portabombo. Grazie intanto per la vostra presenza, per aver accettato di darci la possibilità di presentare questo evento che a nostro avviso è veramente molto importante, un evento, e ringrazio per questo Paolo Delizzi che ha deciso e ha scelto di fare questa esperienza esclusiva sul nostro territorio, in particolare nella città di Santa Caterina, questa immersione record, perché supera un record che già lui aveva stabilito di 14 ore, se non erro, sì, per raggiungere le 24, giusto? Sì, sì, sì. E quindi poi entrerà lui nel dettaglio di tutta questa iniziativa. Io mi permetto di sottolineare soltanto due aspetti che ritengo siano veramente importanti, che mi piacciono molto di questo evento che l'amministrazione ha deciso di patrocinare, perché mi ha colpito un'espressione che Paolo stesso l'altro giorno facendo il sopralluogo ha detto: grazie al mare io riesco a superare qualsiasi disabilità. Quindi è a mio avviso questo un messaggio importante soprattutto per tutto il mondo dei diversamente abili, perché quando c'è la volontà, quando c'è l'entusiasmo, quando c'è l'amore per la propria vita, io credo che qualsiasi handicap si può superare. Paolo questo ce lo sta dimostrando, soprattutto attraverso un'esperienza particolare, quella di vivere per 24 ore nei fondali del mare della nostra bella Santa Caterina, e sicuramente questa sarà anche occasione per attrarre diversi curiosi, a cominciare da molte associazioni e subacquee che saranno presenti domani a Santa Caterina, perché si svolgerà dalle ore 13 fino all'immersione alle 15, però si parte già dalle ore 13 preparativi per poi fare ufficialmente l'immersione dalle ore 15 e poi uscirà dalle splendide acque di Santa Caterina invece la domenica mattina alle ore 11. Ringrazio in particolar modo il dottor De Donatis che ha dato la sua disponibilità a custodire Paolo per questa immersione che sta facendo. Mi auguro che possa andare tutto nel migliore dei modi, e ringrazio veramente di cuore per questa decisione che ha assunto. Quindi passo direttamente la parola a Paolo e poi a questo. Io ringrazio innanzitutto il Comune che mi ha dato l'autorizzazione di fare questo evento, ringrazio i dottori che mi sta seguendo da quest'inverno, ringrazio il mio maestro Andrea Costantini che mi sta affiancando, io l'ho conosciuto 2 anni fa, Andrea, da quando l'ho conosciuto mi sono affezionato tantissimo perché un bravo maestro e diciamo che il mio angelo custode, Andrea Costantini. Non mi hanno fatto mai sentire diverso dagli altri, anche se io ho dei problemi che mi hanno fatto sentire una persona normalissima, mai un diversamente abile, quindi dedico tanto a lui, dico. Quello che sto facendo io è per una mia soddisfazione personale, non voglio mettere nessuno in competizione a questa cosa perché ci vuole tanta preparazione, ci vuole tantissime cose, ci vogliono. E voglio anche dimostrare che non è noi diversamente abili, siamo tanto diversi dagli altri. Voglio essere anche l'esempio a tutte le persone di non abbattersi e che la subacquea è per tutti. Il nostro Paolo venne a gennaio giù all'ospedale di Gallipoli e ci espose questo suo desiderio. Io all'inizio dissi: figlio mio, ma chi te la fa fare? Però poi abbiamo visto l'entusiasmo, che più che entusiasmo, la determinazione nel voler fare questo. Per cui ci siamo messi a disposizione, quindi il mio compito spero che sia nullo. Però è chiaro che noi dobbiamo cercare di dargli la sicurezza per qualsiasi cosa dovesse succedere o qualche malessere, noi siamo lì pronti a intervenire. Quindi il nostro dovrebbe essere un compito molto molto, diciamo, lontano da quello che deve fare lui. Io gli ho detto a Paolo che lui deve pensare a fare il suo record, non deve pensare al momento in cui entra nell'acqua a tutto il resto, deve solo pensare a quello. Perché se entra in acqua con le paure o il
il sospetto che qualcosa non debba funzionare non è a suo giovamento, quindi noi staremo lì. Io ho già detto a Paolo che dalle 3 del pomeriggio fino alle 11 non mi posso e non voglio muovermi da lì, quindi lui ha la mia presenza continua. In più siamo anche in collegamento con l'ospedale di Gallipoli, c'è il cardiologo che è a mia disposizione, eventualmente c'è la camera per banchi, ma penso che non ne abbia bisogno, però lui ha tutta l'assistenza possibile e immaginabile. Quindi penso che la prima cosa in queste manifestazioni è la sicurezza della persona, questa è la cosa importante. Se tutto poi procederà bene, è buon per lui e noi siamo contenti. Io sono ottimista, mi raggiungo bene. È stato detto un po' tutto. Paolo continua a dire noi diversamente abili, noi diversamente abili. Io dico che Paolo vuole dimostrare al mondo che i diversamente abili sono uguali come tutti gli altri sott'acqua. Io dico che alcuni, o la maggior parte dei diversamente abili sott'acqua, sono più abili di quelli subnormali, diciamo così. Un po' perché ci applicano, si applicano di più, un po' perché l'impegno loro non è l'impegno di tirare per scontato tutto, loro fanno tutto con tanta volontà, con più voglia degli altri, e quindi i risultati si vedono. Vedere Paolo sott'acqua non si può dire che lo si metta a paragone con i normali, no, bisogna metterlo un gradino più su dei normali, ma non perché per un senso di pietà, chiamiamolo fra virgolette, una parola brutta, no, proprio per le sue capacità pratiche in acqua e sono loro, perché io porto in acqua diversamente abili a livello motorio, ma porto in acqua diversamente abili a livello non vedenti, non vedenti, le soddisfazioni che ci danno a noi istruttori, che danno a noi centri di immersione, i diversamente abili, questi chiamati, sono superiori delle soddisfazioni che abbiamo da quindi complimenti e domande? Andrà questa sera, ma tu preparato l'atletico per questo, diciamo così, per questo. Sono stato preparato l'atletico già dal primo record, lui ha voluto fare l'anno scorso il record di immersione in profondità sempre per diversamente abili, ha fatto 60 metri, che poi sono diventati 62, quindi c'è stata una preparazione tecnica. Non solo tecnica pratica, ma anche teorica dietro, perché ha dovuto fare un corso per immersione in aria profonda, quindi respirando in miscele respiratorie normali, tengo a precisare, qui è sceso a 60 metri, respirando una normale aria, quella che respiriamo di giorno, che in profondità, quella profondità dà qualche problema. Quindi ha fatto un corso, ha seguito un corso, l'abbiamo portato gradatamente dal suo livello, che era un avanzato, quindi a 30 metri, fino ai 60 che abbiamo, fino a portarlo a fare questo record. Preparatore più che atletico tecnico. Quindi domani tenterà di rimanere a 60 metri? No, lui domani farà un record di immersione prolungato nel tempo, solo nel tempo, ma la profondità sarà di 9 metri, quindi a livello di rischio profondità domani non ce ne saranno. Sono altri rischi legati alla saturazione, legati all'aspetto psicologico, che secondo me sarà l'aspetto più importante, più che quello della saturazione, e comunque... Ho letto che per lui... No, vivere il movimento sott'acqua, no? è la parte che lo motiva di più, no? Sì. Cioè, mi dice io riesco sott'acqua a fare cose che magari se la tua situazione è molto migliorata, io sott'acqua, domani giocherò a dama comunque con tutti gli amici miei. Riesco a mangiare, ma mangio bene, normalmente mangio, quindi faccio anche delle passeggiate a piedi. Cosa che magari è più difficile sulla terra. Sì, però per me stare tante ore sott'acqua sarà una bella passeggiata. Difficoltà le ho avute quest'inverno con il mare, con il freddo, so sarà che la mentre pioveva, quindi è proprio un'invernata un pochettino dura, però alla fine... Quanto è durato il periodo? Io a fine settembre cominciavo già ad allenarmi, cominciavo già da 2 ore fino ad arrivare fino a 15 giorni fa, di 14 ore. Quindi da settembre? Da settembre, sì. C'è stata una preparazione di mano. Paolo, chi te lo fa fare davvero? Chi me lo fa fare? È una soddisfazione mia personale, mi piace vivere il mare a 360 gradi. Quindi poi le emozioni che mi trasmette il mare sono forti, le emozioni, è difficile a volte esprimerle, però io sott'acqua sto bene. Il mare mi dà la possibilità di essere autonomo,
quindi le emozioni sono belle. E questo è quello che voglio far capire alle persone. C'è un solo pericolo che non voglio uscire dopo le lezioni. Lo tiriamo fuori. Io anche il rischio, sì. Dopo 20 ore non ci vuoi. Perché io non voglio uscire quasi mai da là, perché sto bene. Infatti mi sono uscite quasi le brache qui. Sì, però. Bene. Va bene, sarà. Avete previsto, leggevo, forse avevate in calendario anche questo evento per il 18 giugno, avevate previsto una diretta per Sky, l'ho detto qualche parte. C'è però la domani che fa la diretta che poi trasmette su Sky. Ah, ecco, domani diventa la diretta sì. Terremoto, poi viene trasmesso su Sky, sai su quale canale? TG9 24 di Sky. Sì, però il canale non lo so. Ok, poi magari diciamo. 510. Ok, perfetto. Come 510? Un lupo. Credo di lupo. Grazie.